te, Luca, allo studio. Niente panico, continueremo a mantenere alta la linea di precauzione. Eravamo preparati all'emergenza, così il Premier Conte da Bruxelles, dove ha partecipato al vertice sul bilancio europeo, chiuso senza un accordo. Gli inviati Ilaria Capitani e Luciano Ruggeri. Nulla di fatto in questo vertice straordinario sul bilancio pluriennale dell'Europa da qui al 2027. Se vogliamo un'Europa ambiziosa, ha detto il Premier poco fa, servono finanziamenti adeguati. Su questo non c'è accordo. L'Italia si farà promotrice di una controproposta. Ma l'attenzione del Premier oggi è stata tutta rivolta all'emergenza coronavirus. Dobbiamo rassicurare i cittadini, ha detto. Nessun panico, nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo. In questo momento il Premier sta tornando in Italia. Questa sera parteciperà nella sede della Protezione Civile ad una riunione con il commissario Borrelli e il ministro della Salute Speranza. Non c'è la necessità in questo momento, dice il Premier, di interrompere il trattato di Schengen, ma certo siamo disposti ad adottare qualsiasi misura per la tutela dei cittadini. E vi dicevo della riunione di questa sera, ma di certo, dice il Premier, la situazione è sotto controllo ed è una situazione che non ci ha colti impreparati. Sentiamo le sue parole. Noi eravamo preparati a questa evenienza, ovviamente, trattandosi di agenti virali che sono facilmente trasmissibili. Abbiamo predisposto un piano, lo stiamo attuando, quindi la popolazione non deve essere preoccupata e, come sempre abbiamo detto, adotteremo sempre misure più severe, più rigorose, di massima precauzione. Grazie Ilaria Capitani in diretta da Bruxelles. Noi continueremo a parlare del coronavirus a TG2 Post.